Ma insomma, ma uno andare a Roma, no? Da Torino andare a Calabria o a Sicilia, ci deve andare a piedi o ci deve andare con il treno? Si deve andare comodo o si deve andare scomodo? Insieme ad una manciata di videomakers abbiamo girato mezza Italia, seguendo i binari della linea ad alta velocità. Questa impresa è stata finanziata al 100% con i soldi dello Stato. Dalle immagini e dalle voci che abbiamo raccolto affiorano storie poco conosciute, effetti collaterali della più grande opera all'italiana. Vogliamo bloccare il TAV, come tutti quelli che sono qua vogliono bloccare il TAV, perché non è una cosa giusta, potrebbe portare malattie e cose brutte nella valle. Se non ci impegniamo, può rischiare che tutta la valle muoia. I soldi che arrivano, non ci sta nessuno che li controlla, quindi arrivano e scompaiono. È in sostanza una relazione economica che stimola a delinquere. Si sta pensando di realizzare un treno che va a 300 all'ora, ma i diritti dei lavoratori sono fermi a 100 anni fa. Venga a vedere, se io devo vivere in una casa dopo 50 anni di sacrificio, se io devo stare con questo muro. All'imbocco della galleria c'è Santa Barbara. Entri. Hai dato la vita. Santa Barbara, fammi uscire. Nel 2000, praticamente nel giro di poche settimane, la mia sorgente sparisce. A tutt'oggi, ora andiamo a vederla, non c'è più una goccia d'acqua. C'era una zona che chiamavano la buca delle fonti, non c'è più una goccia d'acqua. Io ho lavorato come una bestia qua dentro. Mi hanno stritolato. E piano piano ho cominciato a ritenere che l'impatto, diciamo, acustico fosse un aspetto del tutto trascurabile rispetto alle dimensioni di quella che a me appare sempre di più e ormai senza nessun dubbio la più gigantesca truffa che sia stata organizzata ai danni del popolo italiano.